Ok, è il momento di incoronarmi trentenne, nonostante io abbia compiuto 30 anni domenica e oggi è giovedì 7 maggio. Niente. Allora, eccomi qui, proprio io sono il tipico esempio di donna alla quale non bisogna mai chiedere l'età, cioè che tipo lo dice, lo grida ai 420, 30, 30, ok? Ciao a tutte ragazze e ragazzi e benvenuti finalmente direi in un nuovo video. Come noterete, non è chiaro, da pochi giorni ho compiuto 30 anni, precisamente il 3 maggio, e dato che il 3 maggio, appunto domenica, non ho fatto video per festeggiare insieme, ma vi ho condiviso giusto qualche storia, una foto su Instagram, ci tenevo a festeggiare in ritardo con voi e nonostante appunto io abbia festeggiato, tra virgolette, in quarantena, sono comunque molto molto contenta anche di tutti gli auguri che ho ricevuto veramente su Direct e via email mi avete spedito veramente, mi avete mandato un sacco di messaggi di auguri e veramente vi ringrazio. Voi lo sapete, io faccio video da 10 anni e immaginate che siete una parte importante della mia vita, quindi per me ricevere i vostri auguri non è scontato, è una cosa che mi rende estremamente felice, vi ringrazio di cuore. E mi è stato chiesto anche come ti immaginavi di arrivare ai 30 anni, immaginavi qualcosa di diverso, di raggiungere altri obiettivi? No. Ragazzi, io sono grata, 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 lo sapete che io parlo col cuore e sono grata alla vita per tutto quello che ho, non potrei mai lamentarmi o desiderare altro e veramente, poi soprattutto in questo momento così difficile non potrei lamentarmi di niente veramente, già che sono qui in salute a parlare con voi. Non ho di che lamentarmi, sono felice di tutto e quindi niente, ai 30 anni posso togliere la coroncina perché magari è un pochino troppo oggi. La volevo mettere per fare questo intro, però è il mega 30 che ancora non si sgonfia da domenica, la voglio lasciare sullo sfondo. Fin quando non si sgonfierà lo terrò sullo sfondo. Mi scuso per tutte queste voci che sentite, ma ho dovuto aprire la finestra perché questo è il maggio più caldo che io abbia mai vissuto nella mia vita. Non mi ricordo mai che a maggio ha fatto così caldo, ma notate anche quanto mi sono abbronzata quest'anno sul balcone di casa mia? Cioè io non mi sono mai abbronzata nella mia vita, quest'anno mi sono abbronzata così sul balcone. Bah. Comunque, dopo questo intro di tipo 5 minuti, questo è un video, oggi ne approfitto per chiacchierare, ma questo in realtà è un video sui prodotti che più ho utilizzato durante la quarantena, che più uso ultimamente. Parleremo di unghie, parleremo di solventi o meglio remover per il semipermanente, parleremo di protezione solare dato che mi abbronzo sul balcone di casa, parleremo dei trucchi che più uso, sui quali mi fate sempre tante domande quando vi posto le mie foto su Instagram. Niente, iniziamo subito con i prodotti che più mi sono piaciuti ultimamente e più ho utilizzato. Prima di tutto semipermanente. Io ho queste unghie nude da 2 settimane circa e per il mio compleanno ho aggiunto sull'anulare un'unghia glitterata e il semipermanente che uso è sempre lo stesso di cui già vi ho parlato, è sempre di questo marchio che si chiama iMaily di cui vi ho già parlato. Io l'ho comprato per, non per sbaglio, però ho fatto una ricerca su Amazon e ho comprato questo semipermanente così senza tante pretese, ma mi sono trovata benissimo. Utilizzo sia il top coat, allora utilizzo sia il base coat che i colori di questo marchio, che è il top coat. Nello specifico il nude che ho sulle unghie è un nude chiaro, è il numero 115. Sull'anulare il colore così glitteroso è il numero 049. E poi utilizzo la base e no wipe top, il top coat. Sempre questo marchio, le unghie mi durano minimo 2 settimane perfette. Io non ho mai fatto il semipermanente in vita mia, quindi se ci riesco io ci riuscirete anche voi. La lampada che uso è sempre la stessa, vi linkerò tutto nel box di informazioni, sempre presa su Amazon. E poi un altro prodotto super top che mi piace per rimuovere il semipermanente a casa è questo prodotto di CND, insomma. Questo è praticamente un remover per semipermanente, voi semplicemente lo lasciate in posa dai 10-15 minuti. Taglio un dischetto struccante a metà, lo applico sull'unghia, poi avvolgo l'unghia con la stagnola e lascio questo prodotto in posa 10-15 minuti e poi con un bastoncino di legno sposto insomma il semipermanente che ormai si è dissolto, quindi è veramente un ottimo prodotto e costa un pochino, però mi sono trovata veramente bene. Dato che mi chiedete sempre come lo togli il semipermanente, ma usi la lima, ma usi solo l'acetone. Questo prodotto sicuramente contiene anche acetone, però contiene anche altri
ingredienti che non seccano l'unghia. Poi che io sappia, anche se non sono esperta, questo marchio CND, insomma, è un ottimo marchio. Allora, poi altro colore che veramente ho amato e ho avuto sulle unghie per circa 3 settimane, sui piedi ce l'ho da un mese, perché calcolate che le mani le ho fatte in nude e quindi sui piedi ce l'ho dall'inizio e quindi ce l'ho da circa un mese ed è ancora super lucido. E questo colore qui, sempre dello stesso brand, ripeto, non è sponsorizzato, è il numero 064, che è un bellissimo rosso classico, molto intenso, molto lucido e molto coprente. Il nude non è così coprente, ho dovuto fare 2 passate abbastanza spesse, mentre con questo, se volete fare 2 passate le fate, ma già con 1 passata è molto molto coprente. Questo qui è un bellissimo rosso e mi è durato un sacco. La durata secondo me è ancora meglio rispetto al nude, almeno il rosso, questo si sta già un pochino rovinando dopo 2 settimane, mentre invece il rosso mi ha tenuto senza problemi 3 settimane, è un bellissimo bellissimo rosso, ve lo straconsiglio, vi consiglio questo brand, non lo conoscevo, l'ho conosciuto tra virgolette per sbaglio su Amazon e mi è piaciuto veramente un sacco. Niente, abbiamo parlato di unghie, abbiamo parlato di un prodotto per rimuovere stain permanente. Parliamo di protezione solare. Una domanda che mi viene fatta sempre: Marta, ma tu ti metti al sole, ma la metti la protezione? Sì, ragazzi. E quest'anno sto utilizzando questa di questo marchio che si chiama Altruist ed è un SPF 50. In realtà questa l'ho scoperta perché l'ho trovata nel calendario dell'avvento di Amazon. Non conoscevo questo marchio, è ancora in vendita ovviamente su Amazon. E questa è una 50. UVA, UVB senza fragranza e non appiccicosa. Questa personalmente la uso sia sul viso che sul corpo e mi piace perché mi protegge, non mi sono arrossata dal primo giorno di esposizione. Voi sapete che io ho un fototipo, oggi non riesco a parlare, chiaro di pelle, non sono bionda con gli occhi azzurri e con la pelle trasparente, però sapete che in inverno sono molto molto chiara. E l'ho utilizzata appunto dalla prima esposizione, ancora oggi la utilizzo e mi trovo veramente bene. La uso sul viso e sul corpo, non mi ha causato brufoli, sì qualcuno ce l'ho, ma è ormonale, soprattutto in questa zona. Ma mi trovo veramente bene, ho visto che su Amazon ho un ottimo prezzo. Quindi passiamo al trucco, vi faccio vedere i prodotti che più uso ultimamente, perché voi sapete, anche se sono in casa, non tutti i giorni, però spesso mi trucco anche per stare in casa ed è una cosa che amo fare. Sono stata molto criticata per questo, mi è stato dato della ridicola, della assurda, che ti trucchi a fare se nessuno ti vede. Penso che siamo liberi di truccarci perché vogliamo farci vedere al meglio dagli altri, ma siamo anche liberi di truccarci per vederci noi stessi al meglio. Penso che tutto quello che ci fa stare meglio non vada giudicato, e una donna che si sente a suo agio, sia struccata, sia truccata, e si piace di più truccata, anche se nessuno la vede, non ci sia niente, cioè non è da giudicare. Non è da giudicare come una donna che non vuole truccarsi, ma non è che sia più giustificata a truccarsi quando gli altri ti vedono, è brutto. Quindi fate quello che volete, ma non giudicate gli altri. Quindi vi faccio vedere i trucchi che più uso. Comunque, come fondotinta, o meglio, io non metto questo prodotto su tutto il viso, ma lo utilizzo sulle occhiaie e ai lati del naso dove ho dei rossori, sto utilizzando questo prodotto di Lost Nature, che è nella tonalità beige chiaro ed è un fondotinta compatto in crema. È un ottimo prodotto, ipercoprente. Io ho delle occhiaie non proprio scure, però un po' rossastre, violacee, quindi mi piace insomma andare a correggerle, quindi utilizzo questo prodotto soltanto qui e ai lati del naso ed è un ottimo prodotto. Poi utilizzo come sempre la mia cipria, che è nel mio cassetto, di Charlotte Tilbury, che è la Airbrush Flawless Finish numero 1, ve la straconsiglio, sapete già che mi piace. Poi utilizzo sempre la mia ULA, quindi oggi ho la mia ULA, questa la uso sempre sia come ombretto nella piega dell'occhio, sia per abbronzare il mio viso, per scolpirlo, anche per assottigliare un po' il mio nasino. E questa la amo, la ULA, e sapete che mi piace come blush. Sto utilizzando tanto il Giorgio di Benefit, è un bellissimo pesca, anche se al momento, udite, è un pochino troppo chiaro, è un pesca dorato. E quindi sopra ci metto un velo, proprio velo, di questo Skin Glazing di Nabla, che è Adults Only, ed è in realtà un illuminante, un blush illuminante insomma. Ma a me sembra un pochino rosso, è un pochino rosso, comunque quello che ho oggi ne ho messo soltanto un po' per scurire il risultato ottenuto col Giorgia di Benefit. Vi faccio vedere la differenza che c'è, guardate, sono proprio 2 colori diversi. Comunque un bellissimo blush molto luminoso,
e che non userei però su una cannagione troppo troppo chiara, tipo io in inverno non posso utilizzarlo. Come illuminante sto usando sempre il mio Whisper of Guilt di MAC, un vecchio amore, l'avevo comprato tipo nel 2012, poi l'hanno riproposto e l'hanno messo, era edizione limitata ai tempi, poi l'hanno riproposto nella collezione permanente. Poi come rossetti, allora mi fate sempre domande quando ho questo lip combo, ed ho Pillow Talk 2 e Belle Victoria, che sono due rossetti di Charlotte Tilbury Nude. Pillow Talk 2 è un pochino più scuro, un po' più marroncino, e Belle Victoria è un nude top che ho utilizzato anche al mio matrimonio come rossetto serale, e ho messo Pillow Talk 2 ai lati e Belle Victoria al centro. È un veramente un risultato labbra che mi piace un sacco. Vi metterò anche le foto dove indosso questi prodotti, ma se mi seguite su Instagram lo sapete. E un altro rossetto sempre di Tilbury, di Charlotte Tilbury, che mi piace, è Walk of Shame. Questo è un nude con una punta di rosso, in realtà in inverno sembra molto più rosso su di me, un po' berry, non me lo saprei spiegare, comunque un color labbra un pochino più scuro, e questo lo metto anche quando esco a fare la spesa e ho la mascherina e il rossetto andrebbe via subito, e quindi metto semplicemente con le dita, picchietto questo colore giusto per ravvivare un po' il colore delle mie labbra, ma non avere troppo prodotto, in modo che quando hai la mascherina non ti vada ovunque, che quando la togli il rossetto su tutto il viso. E quindi mi piace molto questo colore, anche questo quando lo indosso mi fate sempre tante domande, perché è un colore bellissimo. Ovviamente la mia matita che ho all'interno dell'occhio, questo bellissimo marrone, è la Barbarella Brown di Charlotte Tilbury, un bellissimo marrone che sembra quasi nero ma non lo è, sia all'interno dell'occhio che come eyeliner, è un'ottima matita. Ultimamente ho introdotto una novità, almeno una, che è questa matita colorata che io indosso oggi, sulla quale vi fate sempre domande, che è di Flor Mare, della Ultra Blue Eyeliner. Allora, è un bellissimo azzurro turchese, quello che vedete sotto la riva inferiore, ed è una matita con un'ottima durata, un'ottima scrivenza, e secondo me fa molto risaltare il colore nocciola dei miei occhi, che sembrano con questa matita molto più chiari. Allora, il colore dei miei occhi sembra sempre diverso nelle foto, perché mi metto davanti alla finestra, quindi sembrano molto più chiari, diciamo che quando non c'è troppa luce sono nocciola al sole, mentre al sole potrebbero sembrare miele con un po' di verde, quindi al mare tutti mi dicono che ho gli occhi quasi verdi, però purtroppo nella vita reale, dove non c'è una luce così forte o riflesso dell'acqua, insomma, ho gli occhi nocciola, miele, quindi gli occhi, se avete un occhio simile al mio, questa matita ve la straconsiglio, perché fa risaltare tanto il colore dei vostri occhi e crea un bel contrasto se avete l'occhio scuro, veramente un'ottima matita. Oggi sto correndo un sacco. Altri prodotti che uso in quarantena sono le creme mani, ed una che sto amando è questa di Caudalie, che è la Vino Perfect crema mani anti macchie. Mi raccomando, quando vi esponete al sole non dimenticate la crema mani, la crema solare sulle mani, perché le mani invecchiano un sacco, e quindi vi do questi consigli. Io uso prodotti antirughe da quando avevo 25 anni, non me ne sono affatto pentita, perché anche se ho solo 30 anni, adesso tutte le persone che, quindi non sono anziana, però tutte le persone che mi prendevano in giro nei miei 20 anni, adesso che ho compiuto 30 anni, mi dicono, forse avrei dovuto iniziare anch'io. Ma dai. Ah, un altro prodotto di cui voglio parlarvi, e questo riguarda la cura della casa, perché in questo periodo siamo tutti in casa, ossessionati dalla pulizia, dai germi, batteri, coronavirus. Un prodotto che ho quasi finito, ma ne ho tipo 100 da parte, e questo che voglio consigliarvi è l'Isoformo tutto in uno disinfettante. Allora, questo è uno spray che non lascia residui, che uso sia sul pack esterno delle cose che compro al supermercato, perché quando mi arriva la spesa, che Gennaro si sacrifica, me la va a fare lui, quando mi porta la spesa io lascio tutto fuori, apro le buste e mi disinfetto tutto. Uso questo prodotto in bagno per una pulizia quotidiana, veloce, chiaramente. Il mio stomaco ho fame, come sempre, una cosa non è cambiata, la fame, io ho sempre fame, mangiare sempre. Comunque, uso questo prodotto magari per pulire sulla sedia, quando ci sediamo, veramente si asciuga subito, lo togliete subito, ve lo straconsiglio, se non lo conoscete ve lo consiglio. So che i consigli per la casa fanno sempre un po' ridere in un video in cui si parla di altro, però a me piace pulire la mia casa e prendermi cura della mia casa, quindi mi piace anche parlarvi di questo. Un'altra cosa che utilizzo tanto
non sono in quarantena, ma la utilizzo sempre, adesso la vado a prendere, la mia scopa elettrica, lo so, ok, non ho tradito Bagotte, lo sapete, fa parte ormai della mia famiglia, il mio robottino aspirapolvere che io aziono quando per esempio sto facendo altro, lo metto a terra e lui in un'oretta mi pulisce più o meno, insomma, non proprio tutta la casa in un'oretta, un'oretta e mezza, due ore mi pulisce a terra. Però Bagotte è autonomo, quindi sceglie lui dove andare. Quando per esempio invece mi cade qualcosa, tipo le briciole del pane, quando sto tagliando il pane, allora prendo la scopa elettrica, perché la scopa elettrica è immediata, la metto io dove voglio e aspiro. E vi faccio vedere questa scopa elettrica che ormai ho da mesi, da quando ci siamo trasferiti appunto in questa casa. Comunque sono andata di là a prendere questa scopa elettrica che io adoro, è del marchio Ariete, si chiama Handy Force se non erro, ed è una scopa elettrica, vi metterò la foto perché pesa un po', che uso ormai come vi ho detto da mesi, con cui mi trovo benissimo, è talmente forte che si attacca a terra e aspira benissimo, ha serbatoio senza sacchetto, quindi che voi potete semplicemente svuotare, insomma, normalmente nell'immondizia, non so, quello nel secchio. Di solito le scope elettriche costano molto di più e soprattutto non durano niente. È vero, questa magari mi durerà 2 anni per dire, però già che ce l'ho da settembre è ancora perfetta. Ovviamente dovete pulirla spesso, se si incastrano i capelli nel tubo, insomma, dovete fare un po' di manutenzione, però è un'ottima scopa se non avete tipo la cifra da spendere per una Dyson. Tutti dicono, però la Dyson ti dura 10 anni, la Folletto ti dura 10 anni. Lo so, però per esempio io con Bagotte e questa riesco a tenere la casa pulita, senza polvere, a aspirare tutto perfettamente, capelli, briciole. E quindi niente ragazzi, io spero di avervi mostrato tutto, perché come sempre mi dimentico di qualcosa. E vi ringrazio ancora una volta per tutti gli auguri che mi avete mandato domenica appunto 3 maggio per i miei 30 anni, e sono contenta di avervi nella mia vita. Se questo video come sempre vi è piaciuto, lasciatemi un pollice in su e iscrivetevi al canale se non lo siete già. Fatemi sapere quali sono i prodotti che voi utilizzate in quarantena, e non solo, perché adesso dal 4 maggio tecnicamente si potrebbe uscire, e infatti sono felicissima con le dovute precauzioni di uscire, di andare dai miei, eccetera eccetera, quindi c'è un sorriso che mi arriva fin qui, viene da piangere. E come sempre lasciatemi un commento, vi mando un bacio, e ci vediamo nel prossimo, ciao!